MinTAC è un dispositivo piuttosto semplice nell'assolvere la sua funzione, ovvero quella di aiutarci a scovare gli oggetti smarriti in casa. È composto da un telecomando trasmettitore con 4 pulsanti colorati, ognuno di essi è associato ad un segnalatore acustico ricevitore da applicare a chiavi, portafogli e a tutti quegli oggetti che abbiamo paura di perdere. Nella confezione, anch'essa è piuttosto essenziale, sono presenti una base di appoggio per il telecomando, anelli biadesivi per i tracker, 4 batterie per alimentare i ricevitori e una mini guida in lingua inglese. Assenti invece le 2 mini stilo AAA per il telecomando. Avevo già recensito tempo fa Mint Smart Tracker, che mi era piaciuto molto. Purtroppo non posso dire lo stesso di Mint H, un prodotto che non è assolutamente all'altezza dell'azienda che ho conosciuto, in quanto materiale costruttivo e design lasciano a desiderare. Sul funzionamento di questo dispositivo non c'è molto da dire. Premuto uno dei pulsanti colorati sul telecomando, il relativo ricevitore emetterà un segnale acustico che ci aiuterà ad individuare l'oggetto a cui è applicato. La tecnologia usata per la connessione è di tipo RF, ovvero radiofrequenza. Ciò significa che il Mint H può essere usato solo all'interno delle mura domestiche. Non è previsto quindi l'utilizzo di un'app ed è assente la tecnologia Bluetooth o GPS. Un altro punto a sfavore di Mint H è il suo sistema di applicazione a dir poco anacronistico, in quanto l'uso del biadesivo non è proprio il massimo. Quindi bisogna limitarsi a usare i ricevitori con oggetti che abbiano una tasca dove riporli o un aggancio per anelli. Quasi dimenticavo, per ricordare a quali oggetti sono associati i pulsanti dovremo prendere nota su un'etichetta adesiva sul retro del telecomando. Insomma, un prodotto che di economico ha solo il materiale costruttivo con cui è realizzato, poiché per la medesima cifra è senza dubbio meglio acquistare anche un solo Mint Smart Tracker.